Buongiorno Star Video, buongiorno a tutti. Adesso andiamo a fare una bellissima ricetta semplice, ma io la chiamerei anche furba e vi spiegherò il perché durante l'esecuzione. Allora abbiamo una patata, due spicchi d'aglio, delle vongole, o detto meglio dei lupini, prezzemolo, olio, farina e ovviamente abbiamo bisogno anche di un po' d'acqua. E del sale. Ok, procediamo subito con. Io vado subito a pelare la patata e a metterla a cuocere. Come vedete, è una patata fuori rossa. Io adoro questo tipo di patate perché hanno una bella pasta consistente. E quindi adesso io mi trovo questa e faccio con questa. Insomma, questo potete usare qualsiasi patata che avete in casa. Andiamo a tagliuzzare come più ci piace, come insomma, in effetti la dobbiamo bollire e poi ci serve schiacciata. Nel frattempo qui abbiamo 200 ml di acqua che andiamo a far scaldare e dopodiché ci mettiamo altrettanti 200 g di farina. Praticamente tanta acqua, tanta farina. Ok? Allora adesso l'acqua è arrivata a bollore. Andiamo a buttare i nostri 200 g di farina tutto di un colpo. Mettiamo finché si staccherà un po' dalle pareti. Ora, questo è un piatto che a me ha dato tante soddisfazioni perché diceva un piatto furbo in quanto è un finto gnocco, ma non perde di colore come i gnocchi normali fatti di patate e quindi si può fare molto in anticipo e ci può salvare da tante situazioni e nessuno si accorge alla fine che sono gnocchi di farina. Però noi la patata la andiamo a mettere comunque. Dopo vediamo in che modo. Penso che questo è quello che volevamo. Un momento, spegniamo e andiamo a, intanto qua sta facendo ancora i nostri cubetti di patata e noi andiamo a trasferirci sul tavolo per fare questi bellissimi gnocchetti. Adesso questi scottano un accidente, noi ogni tanto ci bagniamo le mani e devono essere lavorati. Vedete, sono bollenti, eh? Magari 5 minuti si devono
Devi avere una pasta molto liscia, senza bisogno di farina, vedete? La parte del calore sono molto malleabili, no? Accidenti, come scotta, mi si sono fatte le mani rosse, vedete? Ecco, facciamo così e così facciamo prima a farti raffreddare. Ecco qui, penso che già ci siamo. Guardate come sono morbidi, che pasta bella liscia, senza grumi. Spero che si veda. Guardate. Ok, così devono essere. Adesso noi li lasciamo qui e li facciamo riposare un attimino. Li copriamo e andiamo a occuparci delle vongole. Olio, aglio. E facciamo insaporire. Allora, io queste vongole io già le ho lavate, sporcate, e le ho fatto la prova per vedere se c'era della sabbia. In effetti la prova consiste nel prendere le vongole e dall'alto fare così, se si aprono, se qualcuna si apre vuol dire che c'è la sabbia dentro e non sono buone, quindi e poi sarebbe un guaio quando l'abbiamo già buttata nella padella. Quindi questo lavoro si fa prima, ok? Penso che è semplicissimi, sono piccolissimi passaggi, ma che fanno fatti, ovviamente per non trovare brutte sorprese, ok? Aspettiamo un attimino che l'olio va, nel frattempo vediamo se la nostra patata è cotta. Okay. La nostra patata, come vedete, è bella cotta, adesso la andiamo a scolarla. L'olio penso che sia pronto, andiamo a tuffare le nostre vongole. Nel frattempo mi preparo il coperchio immediatamente, così non mi schizza tutto sul piano cottura. Faccio vedere come si aprono a mano a mano. Thank you.
ma un attimino, appena appena che si aprono e lo vediamo, vedete? A uno a uno si aprono, guardate quanto sono belline. Un attimino e le vediamo tutte aperte, guardate, sono piccole ma queste sono proprio gustosissime. In effetti qua da noi le chiamano i lupini, non vongole. Guardate come sono belline. Possiamo togliere anche l'aglio che ha fatto il suo lavoro, come dico sempre. Ancora qualcuno, ok, le nostre vongole sono pronte, adesso li teniamo a piano di lavoro per fare i nostri gnocchetti. Quando cerco qualcosa non lo trovo. Comunque andiamo, so. Possiamo fare anche senza. Allora, facciamo dei piccoli, ormai i gnocchi li sapete fare tutti quanti, eh? Il procedimento è sempre come gli gnocchetti di patate, come qualsiasi cosa che facciamo. Sto facendo vedere in tempo reale la realizzazione, proprio per farvi capire che è un bel piatto semplice, si può fare in anticipo perché, ripeto, è una pasta che non si annerisce, non deteriora. Lo gnocco di patate, lo sapete che dopo si deve fare proprio l'ultimo secondo, no? Altrimenti anneriscono. Per fare attaccare.
Adesso andiamo a tagliare. C'avevo il veramente c'erano due o tre piaggicini apposta la spatolina per tagliare, evidentemente qualcuno li ha messi da qualche altra parte, ma noi facciamo lo stesso, usiamo un coltello grande. Ecco qua. Allora, questi qua o li facciamo così e vengono così, vedete? Io di solito faccio così per fare prima. Qui abbiamo anche il nostro attrezzino per i gnocchi, vedete? Come più preferite li fate. Allora, io questi qua arricciati, diciamo così, li preferisco quando li faccio con il sugo, con la salsa di pomodoro, no? Perché intrattengono di più. Però in questo caso ci basterebbe anche fare così, perché tanto sono con le vongole. Vedete che non ci vuole proprio niente, eh? Volendo li potete anche lasciare così. Vedete, questi non si attaccano, sono proprio una salva ricetta in cucina, ok? Penso che questo video sia di aiuto a tanti di voi che ancora magari non avevano mai fatto questa ricettina. E adesso andiamo con il proseguo del nostro piatto. Allora, l'acqua sta bollendo e noi andiamo a tuffare i nostri gnocchi. Cambiamo un po' qua, se no altrimenti non si vede nemmeno in favore della telecamera. Adesso aspettiamo che vengano a galla e andiamo a preparare il piatto. Girare. Come vedete stanno per arrivare a galla, io nel frattempo aggiungo del prezzemolo fresco ai nostri lupini. Allora ragazzi, questo è un piatto veramente semplice, senza spendere tanti soldi per le feste. È un bel piatto, un bel suggerimento, secondo me, a mio avviso, per la vigilia di Natale. Quindi, se volete, fatelo perché è buonissimo.
Allora, adesso andiamo a scolare i nostri. Gnocchetti. Cambiamo di nuovo, così facciamo vedere. Sono morbidissimi. Sono delle piccole chicche, ma proprio buone, buone e tenere. E nessuno si accorgerà che sono fatte solo di farina e acqua. Guardate che spettacolo! E adesso andiamo a preparare il nostro piatto. Finalmente! Allora, adesso andiamo. Vi ricordate le nostre patate? Io le ho passate un attimino. Vedete la mia cremina di patate? Abbondiamo, dai. Diciamo che questo è uno gnocco scomposto, no? E poi ci andiamo ad adagiare le nostre chicche. Questo è un piatto abbondante, ovvio che è. Un cucino d'olio. Che ve ne pare? Io direi che è fantastico questo piatto, eh? Andiamo all'assaggio, che dite? Ragazzi, meraviglioso. Favoloso, si sente il profumo proprio del mare, la delicatezza della patata e la super delicatezza dello gnocchetto. Guardate qui. Auguri a tutti, sperando di vederci prima del Natale, ma se non ci vediamo, auguri, un bacione a tutti quanti, a presto.